Cari amici, grazie per essere con me, come sempre ben ritrovati e soprattutto una buonissima serata. Vi ricordo subito la nostra mail alla quale potete e dovete continuare a scrivere, angoli@espansionetv.it. Questa sera abbiamo deciso di trattare un argomento sicuramente che, come tutti gli altri che abbiamo trattato, fa parte della nostra quotidianità, ma che sicuramente è più delicato. Abbiamo pensato di dedicare questo spazio alla sessualità, che ha avuto sicuramente le proprie modalità e le proprie complicazioni durante tutta la fase 1 di questa emergenza, che ci stiamo forse lasciando alle spalle, ma lo stesso continuerà ad essere anche in questa fase 2. Proprio per la delicatezza, la complessità dell'argomento, abbiamo pensato, in accordo con l'ospite che tra poco sarà con noi, di non aprire subito in questo primo confronto le telefonate a voi da casa, ma lo faremo sicuramente in una prossima occasione di confronto. Quindi vi presento l'ospite che è con noi questa sera. Io saluto e ringrazio il professor Massimiliano Noseda per essere tornato ospite qui ad Angoli. Professore, buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera. Bene, non so se è d'accordo con l'introduzione che ho fatto, la delicatezza dell'argomento. Che ne pensa? Sì, sicuramente è un tema molto delicato sul quale mi rendo conto che ci sono tantissime persone che hanno bisogno di risposte, però non stanno bene a chi porre, diciamo, la domanda corretta. Bene, io direi allora partiamo proprio dal fulcro ovviamente della sfera sessuale, quindi la coppia che, come ho detto, soprattutto probabilmente in questa prima fase di stretto isolamento e di costrizione anche nel rimanere a casa, probabilmente si è trovata a vivere momenti di grande tensione proprio all'interno della coppia stessa. Quindi come vuole iniziare proprio e commentare partendo proprio da questo aspetto? Ma direi che possiamo cominciare commentando quella che è stata l'esperienza della Cina, che ha vissuto questa esperienza prima di noi. Cioè, quello che noi sappiamo è che molte coppie cinesi hanno superato bene la problematica coronavirus, però probabilmente quello che non ha retto è stato il matrimonio. Forse probabilmente perché i cinesi, come sappiamo, sono molto dediti al lavoro. E quindi diciamo che questa è stata un'occasione per conoscere meglio il proprio partner e magari, diciamo così, scoprire dei lati del carattere che prima potevano essere tollerati e che in questo periodo sono stati motivo, diciamo così, di insofferenza. Certo, professore, però in questo contesto è possibile seguire qualche regola? A questo punto magari metterla in pratica da qui in poi, visto che ne parliamo oggi qui ad Angoli, per cercare, ecco, proprio di comunque mantenere una sorta di equilibrio all'interno della nostra coppia, anche volendosi conoscere meglio, come lei giustamente ha sottolineato. Sì, quello che possiamo dire è che possiamo provare a dare qualche semplice consiglio. Allora, uno potrebbe essere per esempio quello di non continuare a fossilizzarsi sul passato, magari dandosi colpe a vicenda, non pensare troppo neppure al presente, perché per via della storia del coronavirus può avere degli aspetti, se vogliamo, anche molto tragici o dolorosi. Quello che possiamo fare invece è magari pensare al futuro, cioè come programmare i mesi che stanno per venire. E a questo proposito vorrei sottolineare che questa esperienza del coronavirus, pur essendo negativa, può offrirci molti spunti positivi. Per esempio, mi viene in mente il mondo della scuola, tutto il lavoro della didattica a distanza sarà sicuramente un'importante eredità che potrà essere, diciamo così, proseguita come buona abitudine anche in futuro. Un altro consiglio che possiamo dare è per esempio quello di litigare quando è il caso, perché anche il litigio è una forma di confronto, però bisognerebbe provare a imparare a farlo come lo fanno i bambini, cioè che magari litigano all'improvviso anche in modo violento, ma dopo 2 minuti si sono dimenticati e cominciano a giocare come prima. Un'altra regola potrebbe essere quella di cercare un equilibrio tra momenti da passare da soli e momenti da dividere con gli altri. Per
Per esempio, mi viene in mente, non so, che la colazione, piuttosto che la visione di un film, si può fare in, diciamo, in compagnia del partner o degli altri membri della famiglia, mentre alcune attività che magari richiedono più concentrazione, come ad esempio la scrittura o la lettura, richiedono magari un'attività individuale. Ricorderei per esempio che in questo momento i libri possono farci compagnia e spesso ci offrono anche delle soluzioni a problemi concreti. Ultimi due consigli che possiamo dare potrebbe essere quello, una, di dividersi molto chiaramente i compiti, per esempio chi deve andare a fare la spesa, chi deve portare il bambino a fare una visita, e soprattutto direi che quello più importante è quello di evitare di prendere delle decisioni drastiche in un momento di crisi. Per concludere direi che ci sono alcuni comportamenti che forse andrebbero mitigati, che sono prevalentemente maschili o femminili. Facciamo un esempio: il fatto di sbottare o di gridare è un comportamento tipicamente maschile, quello invece magari di dare per scontato che l'altro capisca i nostri bisogni senza parlare è un'aspettativa, diciamo, tipicamente più femminile. Ecco, professore, in questa situazione sicuramente anche complessa, articolata, nella quale poi mettere in pratica tutti questi importantissimi consigli con la pressione dell'isolamento e anche le preoccupazioni, la perdita del lavoro, insomma la prospettiva del futuro che può essere, a seconda dei casi, più o meno rosea. Alla luce di tutto questo, possono, secondo lei, aver sofferto di più le coppie recenti oppure le coppie di vecchia data, un pochino più collaudate? Ma direi che quelle recenti probabilmente sono avvantaggiate dal fatto che sono già abituati ad utilizzare delle modalità di interazione di tipo digitale e quindi probabilmente per una coppia giovane, per due ragazzi, per due fidanzati, sì, sicuramente c'è una sofferenza legata alla mancanza del contatto fisico, però comunque sono già abituati ad utilizzare i social, per esempio per comunicare o la videochiamata. Direi invece che la problematica potrebbe essere per le più per le persone anziane, soprattutto se sono sole o soprattutto se a causa di questa situazione del coronavirus magari si trovano private anche di altri aspetti che possono essere per esempio il contatto con i figli piuttosto che il contatto con i nipoti. Ecco professore, avvicinandoci quindi un pochino di più a quella che è la dimensione affettiva o comunque a quei gesti che ci aiutano a manifestare, ci danno modo di manifestare l'affetto nei confronti della persona amata. Per esempio il bacio che magari rientrando a casa dopo una giornata di lavoro o anche incontrandosi all'interno della nostra abitazione può essere davvero uno scambio di affetto. È come viene visto in questo momento alla luce del contagio? Allora, chiaramente il bacio è un gesto che può essere a rischio per lo scambio di saliva, perché noi sappiamo perfettamente che il coronavirus si replica a livello faringeo e quindi se il soggetto è contagioso può avere il virus nella sua saliva. Quindi in generale possiamo dire che se siamo con una persona, un convivente che ha affrontato la quarantena con noi, diciamo che non c'è nessun rischio. Se invece, diciamo così, siamo a contatto con una persona che anche banalmente per motivi lavorativi esce e magari fa un'attività a contatto col pubblico, sicuramente questa può costituire un motivo di rischio. Infatti ricorderei per esempio che molto del personale sanitario, mi vengono in mente i medici piuttosto che gli infermieri, in questo momento hanno deciso magari di non vivere con la propria famiglia, ma di vivere per esempio in un albergo, in un bed and breakfast, in una seconda casa, proprio per evitare che il ritorno a casa comporti anche l'ingresso del virus diciamo all'interno della famiglia. Anche perché dobbiamo ricordare che sì, è vero che con la quarantena o comunque con l'isolamento domiciliare noi limitiamo la diffusione del virus, però è anche vero che all'interno delle stesse abitazioni non si prendono delle precauzioni e quindi in realtà questo fatto di obbligare le persone a stare insieme all'interno di un nucleo familiare senza usare per esempio la mascherina o altri diciamo così consigli igienico-comportamentali comporta un rischio altissimo di contagio. Ecco, proprio in merito a questo ultimo argomento,
una delle indicazioni, una delle aperture da che è partita la fase 2 è proprio la possibilità insomma, di riavvicinarsi ai propri congiunti laddove per varie motivazioni la prima fase della quarantena fosse stata vissuta in condizioni di separazione. Quindi, proprio alla base di quello che ha detto, ovviamente rivedersi dopo tanto tempo porterà inevitabilmente a uno slancio d'affetto nei confronti ovviamente del compagno o della compagna, ma in generale dei parenti e delle persone alle quali vogliamo bene. E quindi anche un bacio su una guancia in questo momento rimane comunque un aspetto a maggior ragione pericoloso. Rimane purtroppo sconsigliato, nel senso che anche in queste riunioni, chiamiamole familiari, diciamo così, dovrebbero essere osservate, consigliate nella vita sociale generale, e quindi utilizzare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Bene, ci fermiamo soltanto per una breve pausa e poi ricominciamo proprio da qui. Restate con noi. Di nuovo insieme, la seconda parte del nostro appuntamento, ancora con noi il professor Massimiliano Noseda, medico specialista in igiene e medicina preventiva, docente universitario che questa sera insomma discute con noi quell'aspetto importantissimo della nostra quotidianità, ovvero la sessualità all'interno di questo momento collegato all'emergenza coronavirus. Quindi professore, intanto di nuovo benvenuto e grazie per essere con noi. Grazie. Ci siamo lasciati sul bacio e quindi su quelle che possono essere delle possibilità di contagio che non dobbiamo trascurare, ma ovviamente all'interno di una coppia c'è molto di più, c'è anche un'intimità importante, quindi in questo momento, intanto per quello che è accaduto nella prima fase e ora che siamo in una fase 2 nella quale c'è anche qualche possibilità di maggiore apertura verso l'esterno, quindi come si vive, come è stata vissuta la sessualità all'interno delle coppie? Allora, quello che dobbiamo ricordare è che diciamo il virus si trasmette sempre per via aerea. Quindi praticamente gli elementi fondamentali che possono costituire un rischio durante un rapporto sessuale sono chiaramente lo scambio di saliva, eventualmente il contatto con le feci, perché noi sappiamo che in alcuni casi la patologia si può manifestare con una diarrea, questo devo dire che però è più tipico dei bambini. E poi noi sappiamo che il virus si può trasmettere anche quando per esempio non abbiamo lavato accuratamente le mani. Quindi eventualmente anche un gesto, pensate a una carezza sul volto, se il soggetto non ha, diciamo così, osservato quelle che sono le comuni norme igieniche, in realtà possono costituire un rischio. Professore, va da sé per esempio che le lenzuola, gli indumenti, quello che appunto utilizziamo in bagno per asciugarci, per farci una doccia, di conseguenza debba sempre rimanere nella nostra attenzione, quindi che ci sia un cambio, un'igiene particolare? Assolutamente sì, e per esempio uno dei fattori di rischio più frequente è l'uso di un solo bicchiere, per esempio quando ci si lava i denti, perché per esempio una parte di saliva può rimanere sul bicchiere e quindi la seconda persona può essere contagiata. Altri però momenti che riguardano in generale lo scambio di saliva possono essere per esempio lo scambio del filtro della sigaretta, mi viene in mente, oppure altre pessime abitudini sono quelle per esempio anche di condividere il bicchiere a tavola piuttosto che bere a canna da una bottiglia. Per questi sono tutti esempi di vita quotidiana in cui può esserci uno scambio di saliva e quindi un rischio, diciamo, potenziale di trasmissione. Certo, professore, ma torniamo appunto alla vita di coppia, quello che è l'avvicinamento insomma più intimo. Sicuramente lo sarà stato di sicuro durante la prima fase un'occasione per stemperare anche tanta tensione e magari per aumentare la vicinanza tra le persone e poter guardare meglio al futuro anche con più fiducia, cercando di distrarsi almeno
per qualche momento. È anche vero che forse all'interno di una famiglia, ovviamente, trovare una certa intimità sarà stato più complicato, ma comunque è un gesto che continua ad essere importante e che aiuta in questo momento, soprattutto ora nella fase 2? Allora, direi che è un gesto sicuramente importante anche per l'equilibrio, diciamo, emotivo e psicofisico della coppia. Infatti, quello che più riviste riportano riguardo a questo punto è che teoricamente non c'è nessun rischio se il rapporto sessuale si ha con il convivente col quale abbiamo condiviso la quarantena. Il problema è invece se il rapporto si ha con una persona con la quale non abbiamo condiviso la quarantena, perché questo chiaramente può portare uno scambio del virus tra nuclei familiari differenti. Sicuramente però, come è stato detto correttamente, l'attività sessuale serve anche un po' per stemperare l'ansia, la tensione, ma anche banalmente per distogliere la tensione da alcuni aspetti che possono essere familiari per chi ha avuto un lutto, oppure anche per alcune preoccupazioni lavorative per chi per esempio ha un'azienda che in questo momento è in difficoltà. Questo perché l'attività sessuale, come l'attività fisica, libera delle endorfine, che sono questa sorta di ormoni che ci danno questa sensazione di benessere. Sicuramente invece mi viene in mente ricordare che in alcuni contesti, per esempio famiglie molto numerose, la coppia può avere problemi, diciamo, a trovare un momento di intimità sia per gli spazi che sono ridotti, ma anche per la presenza a casa continua, mi viene in mente, dei figli piuttosto che dei nonni. È vero, professore, che in questa fase comunque di congelamento generale che abbiamo vissuto, per assurdo, l'infedeltà comunque in qualche maniera ha continuato ad esistere proprio sui posti di lavoro, laddove qualcuno ci si poteva recare, oppure addirittura con i vicini di casa. Non so come, però è vero? Sì, sicuramente questo praticamente è un dato indiretto che noi abbiamo dall'analisi dei contagi, perché voi sapete benissimo che quando si manifesta un caso positivo viene fatta una sorta di anamnesi per raccogliere, diciamo così, tutti i contatti e quindi tutte le informazioni, andando ad indagare il caso che è risultato positivo. E purtroppo ci sono diversi casi in cui, diciamo, la ricostruzione, diciamo, ha portato alla scoperta di un'infedeltà da parte, diciamo, di uno dei due coniugi, che tra l'altro poi, come abbiamo già detto prima, ha comportato l'infezione dell'intera famiglia e anche dei figli. Detto questo, quindi, i comportamenti sessuali a rischio in questo momento, da questo momento in poi, perché ovviamente dobbiamo essere futuribili, quali sono e quindi che cosa dobbiamo evitare? Allora, sicuramente tra le cose da evitare c'è quella di evitare il rapporto con una persona che ha chiari sintomi di infezione. Mi riferisco per esempio a una persona che ha una temperatura superiore a 37,5 gradi, che ha palesemente una sintomatologia respiratoria anche blanda. Però dobbiamo ricordare anche che la maggior parte delle infezioni è di tipo asintomatico, quindi noi semplicemente guardando in faccia una persona non siamo in grado di stabilire se questa è infetta oppure no. Altri comportamenti che sono sicuramente da evitare sono appunto i rapporti occasionali, perché non sappiamo con chi sia stata questa persona, diciamo così, prima di avere il rapporto. E poi in realtà esistono magari in rete alcuni fenomeni che sono un po' delle sfide che sono assolutamente da evitare. Mi viene in mente un fenomeno che si chiama coronavirus challenge. Ci sono delle persone che magari hanno dei contatti voluti con, mi viene in mente, non so, l'asse del WC di un bagno pubblico e firmano questa bravata semplicemente per il piacere di metterla in internet oppure sulla propria pagina Facebook, quasi a voler dire che sono immuni dal coronavirus oppure piuttosto non lo temono. Assolutamente delle bravate improponibili e da non imitare in nessuna maniera, ci mancherebbe altro. Ma professore, mi dà un altro spunto, perché a proposito di queste bravate che poi vanno a finire sulla rete piuttosto che su Facebook, è anche vero che, come nella vita di tutti i giorni, anche prima di questa emergenza, la rete anche sotto il profilo della sessualità in qualche maniera può averci creato delle situazioni pericolose, per che possono sfociare per esempio anche nel cyberbullismo. Come lo commenta? Sì, allora a questo proposito c'è una rivista
rivista che è The Guardian, che è una rivista britannica, che in realtà ha, diciamo così, elencato alcuni comportamenti che non sono pericolosi per il coronavirus. Tra questi ha indicato la masturbazione, nel senso che dice che chiaramente il miglior partner sessuale sei tu. Poi fa riferimento anche a video porno piuttosto che a letture, e poi a tutto quello che è lo scambio attraverso il cellulare di immagini piuttosto che di fotografie. Allora, il commento che possiamo fare noi è questo: allora, è vero che queste pratiche, per quanto riguarda il coronavirus, non sono a rischio di infezione, però sicuramente il mandare del materiale intimo piuttosto che personale a un'altra persona che non si conosce, a, diciamo così, espone la persona ad altri rischi, che sono appunto il cyberbullismo e oppure il porno revenge. Quindi questi comportamenti, a prescindere dal fatto che sono sicuri per quanto riguarda il coronavirus, non andrebbero attuati per altri motivi. Tra l'altro, qualcuno mette in guardia anche da mandare materiale di questo tipo al fidanzato o alla fidanzata, perché finché il rapporto dura siamo ragionevolmente sicuri, ma purtroppo dobbiamo mettere in conto anche che i rapporti finiscono e quindi non possiamo prevedere come possa essere utilizzato questo materiale dall'altra persona alla fine di una storia che magari al momento, diciamo, sembra rose e fiori. Certo, siamo quasi in battuta conclusiva, gli ultimi due minuti a disposizione, ma vorrei che lei li utilizzasse, professore, per dare dei consigli davvero efficaci su questa dimensione della nostra vita, per esempio ricordando anche che in questo momento alcuni prodotti sono di difficile reperibilità, inclusi i profilattici, quindi una battuta su questo e poi l'ultimo minuto per consigli davvero per vivere la sessualità in sicurezza in questa fase 2. Sì, allora, per quanto riguarda i profilattici, è un materiale che noi importiamo prevalentemente dall'estero e quindi un po' con il blocco dei, diciamo così, delle importazioni è successo un po' quello che è successo con le mascherine, nel senso che alcune attività sono state bloccate e quindi è uno dei materiali che magari non in Italia ma in altri paesi è venuto a mancare. D'altro canto si sottolinea che in alcuni paesi come la Germania piuttosto che i paesi scandinavi è aumentato la richiesta di profilattici in questo momento, proprio perché probabilmente, vista anche la crisi e la maggior disponibilità di tempo, le coppie magari si sono dedicate anche all'attività sessuale ma cercando di prendere delle maggiori precauzioni, perché forse in questo momento non sono nella condizione, diciamo così, economica piuttosto che psicologica per mettere in cantiere, diciamo così, un altro figlio. Bene, io ringrazio davvero il professor Massimiliano Noseda per aver, intanto per essere stato con noi, ma per aver trattato davvero con una particolare delicatezza un argomento così importante, ma anche assolutamente facente parte della nostra vita di tutti i giorni. Grazie davvero e alla prossima. Grazie a voi per l'invito, buona serata. Grazie anche a voi, rimanete lì perché tra poco, come ogni sera, la linea passa ai colleghi dell'informazione.